Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Finance TV. Siamo all'interno della rubrica My Academy, la rubrica interamente dedicata alla formazione, in cui ascoltiamo la voce dei migliori docenti e degli esperti di formazione. Oggi parliamo di negoziazione, un universo che si fonda su diverse strategie di comunicazione e abilità che un buon negoziatore deve possedere per approcciarsi alla controparte, arrivare alla risoluzione di una disputa, ad una trattativa commerciale efficace o per conquistare la fiducia di un potenziale cliente. Andremo ad approfondire tutto questo attraverso tre distinti momenti, tre diverse interviste e lo faremo assieme al professore Emanuele Maria Sacchi, esperto internazionale di leadership, negoziazione e comunicazione competitiva. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti. Benvenuto, felice davvero di averti nostro ospite e di parlare di questo tema che ci dicevamo già un dietro le quinte, molto molto importante focus per noi in questo momento. Allora, come uno dei maggiori esperti di comunicazione competitiva e negoziazione, la tua expertise è stata preziosa per i tuoi clienti nella gestione di trattative e negoziazioni. Possiamo dire che in ogni negoziazione efficace, ci debba essere una buona dose di fiducia da parte del cliente e soprattutto vorrei chiederti, definiamo bene che cosa intendiamo poi per fiducia? Beh, la fiducia influenza tutto, non vendiamo solo strumenti finanziari, siamo nel business della fiducia, come sappiamo. La fiducia influenza i mercati, la fiducia influenza le borse, la fiducia nel paese, la fiducia nelle istituzioni. C'è un dato allarmante sulla fiducia. Nel Regno Unito, in 40 anni, la percezione della fiducia è crollata del 50%, cioè 40 anni fa. Su 10 inglesi intervistati, 6,8 hanno dichiarato di fidarsi del prossimo. Oggi questo dato è del 3,2. È sempre meno facile fidarsi, siamo bombardati da persone che ci propongono di tutto, le persone a volte ergono un muro di incomunicabilità. Poi ci sono anche dei proverbi maledetti, tipo fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, e questo crea dei grandi danni. Siamo nel business della fiducia, quindi prima di proporre qualcosa, probabilmente dobbiamo conquistare la fiducia. E per rispondere alla tua domanda, la definizione di fiducia è senso di affidamento, di sicurezza, che viene da una stima fondata su qualcosa o su qualcuno. Solo che questa fiducia il consulente la deve conquistare. Grazie Emanuele. Ed è, devo dire, molto molto complesso, soprattutto in un momento come questo, dove si ha ancora di più bisogno di quella parola magica che hai citato tu prima, cioè della sicurezza che sta alla base appunto di un rapporto poi di fiducia. Ma in base alla tua esperienza, come si ottiene la fiducia da parte di un cliente? E soprattutto, oltre ad ottenerla, mi viene da dire che poi va anche mantenuta questa fiducia, no? Perché appunto è vero che riusciamo con la fiducia magari ad ottenere quel cliente, ma poi ce lo dobbiamo tenere quel cliente, che è un tema molto molto attuale, oserei dire. Esiste una o anche più best practice per conquistarla? Te ne rivelo un paio, anche perché oltre a quello che hai detto, a volte la fiducia va anche recuperata, oltre che mantenuta. A volte, indipendentemente da noi, magari i mercati fanno scendere la fiducia del cliente e quindi va recuperata. Allora, due best practice. La prima best practice è una tecnica di negoziazione semplicissima che io personalmente adoro. È quella di ammettere una debolezza, ammettere un piccolo difetto, che per il cliente è assolutamente poco significativo. Questo ci permette subito dopo di essere estremamente più credibili quando invece esprimiamo dei punti di forza, dei vantaggi, dei benefici. Quindi un modo per conquistare la fiducia in un mondo di supereroi, dove tutti dichiarano di essere competitivi, di essere vincenti, di fare il massimo, in un mondo dove tutti vogliono vendersi, direi, al meglio, ammettere una piccola debolezza, mettere una piccola mancanza, è un modo estremamente serio, secondo me, efficace,
per acquisire credibilità, autorevolezza, e quindi poi essere molto più credibili quando invece proponiamo dei benefici, dei vantaggi per il cliente. Un secondo modo è questo. Io uso spesso nei miei seminari una metafora, che è la metafora della carriola. Immagina una carriola da giardino. Ecco, tutto quello che può stare dentro una carriola è concreto. Tutto ciò che non sta dentro una carriola è astratto. È molto semplice come metafora, no? Ad esempio, un paio di occhiali ci stanno nella carriola, poi possono essere da vista, da sole, ma se io ti dico porti gli occhiali da vista, ci capiamo, è concreto. La professionalità, bellissima parola, la disponibilità, l'affidabilità, la fiducia, sono tutte bellissime parole che tuttavia non stanno dentro una carriola. E qual è la fregatura delle parole astratte? Beh, la fregatura è che ognuno di noi naturalmente le interpreta in modo soggettivo. Se io chiedo a 10 persone cosa intendi tu per professionalità, probabilmente mi danno 10 definizioni diverse. Questo è un guaio, perché questo è quello che genera di solito incomprensioni. Quindi qual è la seconda best practice per conquistare la fiducia? È una formula che io chiamo conquista di credibilità, che funziona in questo modo. Prima esprimere un dato di fatto concreto, oggettivo, verificabile, cioè che stia dentro la carriola, ad esempio un numero, una percentuale, una ricerca di mercato, e poi dopo, soltanto dopo, esprimere un vantaggio, un beneficio per il cliente, che a quel punto diventa molto più credibile. Perché? Perché è supportato dal dato di fatto. Permettimi di fare un esempio. Dire che siamo una banca solida non è un dato di fatto, non ci sta nella carriola. Quasi tutti dicono che la loro banca è solida, quasi tutti dicono di essere orientati al cliente, di proporre delle soluzioni personalizzate, addirittura tailor-made, lo dicono quasi tutti. Dire invece che il tasso di solidità richiesto dalla Banca Centrale Europea è del 12,1, mentre il tasso di solidità della nostra banca, signor Rossi, non è del 12,1, è addirittura del 16,1, beh, questo dimostra che siamo veramente una banca estremamente solida. Questa è una tutela, una garanzia, credo, fondamentale per lei. Non crede? Ecco, quando noi ci esprimiamo in questo modo, con un dato di fatto oggettivo, carriola, che è un numero, che è una percentuale, che non è un'opinione, e poi lo colleghiamo a un beneficio per il cliente, è decisamente più facile conquistare la fiducia, essere credibili, essere autorevoli e quindi avere anche un certo carisma. Ma devo dire grazie Emanuele, molto molto interessante questo passaggio, innanzitutto del partire da una debolezza, da ammettere una propria debolezza prima di arrivare a parlare di fiducia, no? E di entrare poi in relazione, che è una cosa che, voglio dire, non è così scontata e non è così immediata in un mondo di supereroi che è quello a cui noi per lo più ci rivolgiamo, no? Non è solo quello finanziario, mi verrebbe da dire, però fa molto parte del nostro mondo, e questo uso di questa metafora di ciò che è dentro la carriola, che è tangibile, ciò che poi non lo è, sembra banale, no? Ma nella comunicazione, quando tu hai fatto l'esempio della solidità, è assolutamente reale, perché non dare un riferimento, in questo caso numerico, quello che hai citato tu, ti porta completamente fuori da quello che è il contesto, non lo tocchi, non lo vedi, non lo percepisci, è qualcosa che mi stai raccontando, ma me la stai raccontando tu, no? Punto. Io non ho modo di misurare e di vedere. Io ti ringrazio, noi continuiamo a stare insieme, questo era soltanto l'inizio di questi 3 momenti di condivisione e di dettaglio su un tema così importante quale quello della negoziazione. Ringrazio coloro che ci hanno ascoltato e seguito, ringrazio ancora il prof Emanuele Maria Sacchi, ci vediamo alla prossima, restate con noi, grazie. A presto.